ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Dati positivi agli stati generali del turismo, le previsioni per fine anno? Ma le previsioni per fine anno stanno andando molto bene, anche proprio questa mattina ho avuto conferma da un paio di strutture ricettive, di gruppi che hanno già confermato per 4-5 giorni il Capodanno qui da noi, nelle colline della nostra provincia. Stiamo ragionando con il vice sindaco Daniele Vimini su tante iniziative che vorremmo portare in campo nei prossimi mesi. Noi siamo stati, diciamo, i primi già all'inizio dell'anno a mettere in campo una iniziativa di protesta per l'aumento della bolletta energetica. Ancor prima della guerra tra Russia e Ucraina avevamo riscontrato pesanti aumenti nelle bollette delle imprese. La cosa è proseguita purtroppo peggiorando la situazione per tante aziende, molte di queste soprattutto nel settore del turismo costrette anche alla chiusura anticipata oppure alberghi annuali che hanno sospeso l'apertura proprio per non andare incontro a questi pesanti incrementi. Allora noi, oltre all'attività normale di natura sindacale, l'approfondimento del tema, il sostegno alle imprese adesso per ottenere i crediti d'imposta previsti dalle varie manovre e governative, abbiamo anche deciso di fare una riflessione, questo convegno sulle comunità energetiche, perché sono uno strumento utile a consentire risparmi sulle bollette energetiche coinvolgendo la regione, coinvolgendo gli enti locali.